In Iran, in un paese soffocato dalle sanzioni, tra speranza e tradizione, le donne cercano la propria strada, combattendo per far valere la propria creatività e il proprio ruolo anche in politica. E venerdì si vota. Inviati Marco Clementi e Stefano Belardini. Gli episodi drammatici sono anche una forma di ispirazione. Diciamo che le difficoltà ci rendono più creative. La tenacia delle donne iraniane, quella di Behnaz, le sue creazioni in vetro, rame e ferro battuto, finiscono negli appartamenti più belli di Teheran e nelle esposizioni d'arte. Decidiamo insieme il soggetto e il disegno, spiega Niloufar, l'amica e socia. Io lo progetto e lei lo realizza. Neppure questi mesi terribili le hanno fermate. Le proteste, represse, anticorruzione, la guerra sfiorata con gli Stati Uniti, l'uccisione di Soleimani, l'aereo abbattuto per errore, 176 morti. Con le sanzioni e l'embargo a volte mancano i materiali, ma ci sono anche altre limitazioni. Non possiamo sempre rappresentare ogni soggetto come vorremmo. Ma la loro creatività è più forte delle restrizioni. Le cose stanno cambiando. Ci sono incentivi per l'imprenditoria femminile, c'è più tolleranza sulla questione del velo, sostiene Mazumeh Ebtekar, la vicepresidente dell'Iran. Inglese fluente, da ragazza ha vissuto in America. La passione politica risale ai tempi di Khomeini. Era lei la portavoce degli studenti che occuparono l'ambasciata americana, ma come molti, finita quella fase, ha abbracciato il riformismo. Il presidente Rouhani ha portato le donne al 20% dei posti di governo. Sorride sotto il chador, ma molti giovani non si fidano più neanche dei riformisti. Venerdì si vota per le legislative in Iran. In tanti non ci andranno, stanchi di vivere nell'incertezza, tra paura e ribellione. Convertiva en río.